Italy's Senate has passed an amendment which allows anti-abortion groups access to women considering the procedure in public clinics. The government says the amendment fulfills the original intent of the 1978 law legalizing abortion, which includes provisions to prevent the procedure. Opponents have questioned the wisdom of allowing medically unqualified groups access to clinics. Già questo sta succedendo in alcune regioni, dei personaggi che non si sa quale qualifica abbiano. Certo, non hanno studiato, non hanno superato concorsi, per andare a parlare con le donne di argomenti per cui già il consultorio ha figure altamente qualificate per affrontarli. Prime Minister Giorgia Meloni has dismissed opposition to the bill, saying that allowing those with a pro-life message into abortion clinics was only intended to fully inform women. Io penso che noi dobbiamo garantire una scelta libera. Penso che per garantire una scelta libera si debbano avere tutte le informazioni e le opportunità del caso, e questo è quello che prevede la legge 194 e penso che sia la cosa giusta da fare. Under Italian law, a woman is permitted to have an abortion on request in the first 12 weeks of pregnancy or later if her health or life is endangered. But access isn't always guaranteed. The law also allows healthcare personnel to register as conscientious objectors and refuse to perform the procedure.